Parte la nuova edizione di Travel News 24 dalla capitale della moda, del design, ma soprattutto degli aperitivi e del fatturato. Da Milano, Travel News 24. Io ormai sono assolutamente inserito in questa movida così giovane qui a Milano, nella zona dei Navigli, sulla Darsena. Però adesso per la prossima notizia andiamo in provincia di Treviso. Per chi ama l'arte della tipografia e la sua storia, a Cornuda, in provincia di Treviso, c'è la Tipoteca Italiana. Si tratta di un museo e anche di una fondazione che raccoglie documenti e oggetti originali sulla stampa. Si scopre così la storia del carattere tipografico e poi se ne approfondiscono le diverse applicazioni nell'arte visiva. La Tipoteca ha anche una stamperia interna dove vengono utilizzate macchine originali, perfettamente restaurate. La sede è nei fabbricati restaurati dell'antico canapificio veneto, dove si lavorava canapa per produrre corde. Oggi esempio di archeologia industriale. Vedete, se vi dicono che siete Cornuda, non è sempre una brutta cosa. Edizione straordinaria di Porta a Porta, questa volta occasionalmente in esterna, perché dal Castello Sforzesco vi porteremo in un castello all'ombra delle Dolomiti. Menù recuperati, antichi ricettari, un parco tematico e anche la possibilità di fermarsi a dormire scegliendo tra una notte da cavalieri oppure da semplici viandanti. Tutto questo avviene al castello di Zumelle in Valbelluna, all'ombra delle Dolomiti Venete. Ci sono le pietanze che comparivano sulle tavole del 1200 accompagnate rigorosamente da idromele, gli eventi in costume e poi ancora le notti in castello oppure, per chi preferisce, nell'accampamento davanti alle mura, alla sola luce dei falò. Tra dame e giullari qui, insomma, si può rivivere quella che era l'atmosfera medievale. E questa sera a Porta a Porta avremo con noi in studio il plastico delle idromele. E passiamo da uno dei luoghi della movida milanese a uno dei luoghi cult della Riviera Romagnola. Vi porto a Cervia. A Cervia, in Emilia Romagna, in quella che è la salina più grande del nord Italia, più di 50 bacini dove viene prodotto il sale dolce di Cervia, tutto circondato da un canale di 16 km che consente all'acqua del mare Adriatico di entrare e uscire dalla salina. Non è però solo un sito produttivo, si estende infatti per 827 ettari in un parco naturale collegato a quello del Delta del Po. Periodicamente vengono anche organizzate visite guidate e all'interno della salina si trova inoltre lo shop con tutti i prodotti a base di sale. Ci sono quelli ad uso alimentare ma anche i prodotti di bellezza per il corpo. E allora non perdetevi questo luogo incredibile! Da Milano è tutto, ricordatevi di mandarci le segnalazioni a redazione@travelnews24.it, seguiteci sui social network, alla prossima edizione di Travel News 24.